Allora, vediamo se la tecnica ci assiste da questo punto di vista. Noi dovremmo essere in collegamento con alcuni militanti del circolo PD del Lussemburgo. Buonasera, ci siete? Buonasera, ci siamo. Eccoci. Allora, abbiamo pochi secondi, quindi dobbiamo essere velocissimi. Come ci vedete lì da Lussemburgo? Ci vediamo perfettamente. Bene, siamo molto C'è la contenti. neve. E che cosa vi aspettate dal PD? Noi dal PD ci aspettiamo molto. Finora non abbiamo sentito parlare degli italiani all'estero che rappresentano una ricchezza anche per l'Italia. Come diceva giustamente il nostro segretario nazionale, anche all'estero c'è la crisi e purtroppo il nostro primo ministro continua a tagliare, soprattutto anche all'estero. E noi ci aspettiamo che il PD si ricordi anche di quei milioni di italiani che vivono all'estero e molti dei quali votano Partito Democratico. Vorrei insistere anche sul fatto che questo circolo a Lussemburgo è ben 120 iscritti. Si trova in una sede che è una sede a Lussemburgo che ha una storia. È nato nel 72 il circolo Curiel in cui ci troviamo e che è stato un dono dagli iscritti dell'allora Partito Comunista al partito. Allora, io la interrompo su questo ringraziandola naturalmente per chiedere a Bersani che cosa fa il Partito Democratico per tutti quegli italiani che si trovano all'estero. Ma adesso ci stiamo naturalmente attrezzando, già il nostro congresso è stato organizzato con una forte partecipazione anche dei nostri militanti iscritti all'estero. Ecco, io quando mi è capitato ho sempre sottolineato un punto che voglio sottolineare anche oggi. Noi dobbiamo sentire molto vicini questi nostri amici, questi nostri compagni perché sopportano una fase difficile, perché sentirsi tutti i giorni dire in tedesco, in francese o in spagnolo, ma come fate a tenervi Berlusconi? Non è Non piacevole, è. non è il massimo, Già immagino. noi ce lo Sì. sentiamo dire, ma là proprio In tutti i tante momenti. lingue, insomma, fa ancora più Fa più dispiacere. effetto. Sì.